Benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Luna e questo è il Beauty Corner. Finalmente riesco a girare e a caricare un nuovo video. In realtà ne avevo programmati altri per questo ritorno, diciamo, su YouTube, ma devo necessariamente farvi un video in cui vi segnalo le mie nuove scoperte. Parleremo sia di beauty che di makeup, ma anche di un capo di vestiti. Partiremo proprio da quello. E quindi niente, prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like se vi piace questo video e se volete venite anche a seguirmi su Instagram, perché appunto vi aspetto anche lì. Allora, partiamo quindi dai vestiti e vi mostro questa bellissima camicetta. Guardate quanto è carina, è una camicetta di base bianca con le maniche a palloncino ed è un pochino più stretta qua sul braccio e sul polso. Come vedete ha una colorazione bianca. Io adesso ho messo una canotta sotto perché ho un pochino freddo, ma ovviamente andrebbe indossato con un intimo color carne per non far vedere nulla, ed è secondo me molto carina sia da portare così ma anche all'interno dei pantaloni. E questa camicetta è del brand Italian Urban Official, che ringrazio tantissimo per avermela inviata. E tra l'altro, non appena si potrà uscire, si potrà andare in qualche locale, sicuramente la utilizzerò tantissimo perché è proprio nel mio stile, elegante, ma non troppo, diciamo, quindi è molto molto carina secondo me. E quindi proseguiamo con i prossimi prodotti. Andiamo con il beauty, quindi con la skincare. Da segnalarvi ho tre prodotti. Allora, per il giorno come siero vi consiglio questo di Liquid Flora, ed è un siero viso molto particolare, nel senso che è un siero che ha un effetto molto performante sul viso, è molto idratante ma si asciuga immediatamente nonostante abbia una consistenza un pochino gelatinosa, e appunto si chiama Ayurveda Miracle Serum ed è un siero appunto per il viso che va a idratare ma anche una specie di effetto lifting anche per le prime rughe, e quindi ve lo consiglio tanto anche perché ha un ottimo inci. Proseguiamo poi con altri due prodotti per quanto riguarda la skincare, che ho anche quasi terminato perché sono tra i miei preferiti. Fanno parte della night routine, quindi di quello che utilizzo la sera prima di andare a dormire, e sto parlando di due prodottini di Zago Milano. Per quanto li ho utilizzati ormai si sono anche cancellate le scritte, e questo è il siero. Guardate che bellissimo pack ha questo siero, ed è il Nourishing Serum, un siero nutriente dalla texture molto piacevole, si applica in modo molto veloce, anche questo si assorbe velocemente e va a dare un primo boost di idratazione alla pelle, che va poi completato con questa qua che è la Full Recovery Face Cream, ed è una crema viso ristrutturante, appunto è dedicata alla notte, ha una texture molto particolare perché sembra uno yogurt greco, e anche lei ha la particolarità che si assorbe subito praticamente sulla pelle ed è molto piacevole da applicare. Se utilizzate questi due prodotti in combo la sera prima di andare a dormire dopo aver deterso il viso, la mattina avrete una pelle molto idratata, nutrita, per niente lucida e davvero molto morbida e pronta appunto per affrontare la skincare mattutina. Direi che con la parte skincare ci siamo, perché ultimamente sto testando questi prodotti e appunto sono quelli che più vi consiglio, che vi consiglio maggiormente. E proseguiamo poi con il makeup. Per quanto riguarda il makeup abbiamo diverse novità, diverse cosine che vi segnalo, che sto appunto utilizzando da diverso tempo e quindi posso assolutamente consigliarvele. Allora, direi che partiamo dalla base, dalla preparazione per la pelle. Vi segnalo assolutamente questi nuovi spray di Essence, e sono dei primer spray che sono arricchiti con delle rocce. Per esempio questo è quello dedicato al segno del fuoco e appunto contiene delle ametiste al suo interno e va a idratare e a preparare la pelle. Ne sono presenti altre tre, ora ho preso questo come diciamo
chiamano campione e mi piace davvero tanto perché aiuta a dare, diciamo, una coccola al viso prima di preparare la pelle per il make-up. Appunto, è una mist che aiuta a preparare la pelle, quindi funge da primer e si assorbe subito e poi ha una fragranza davvero molto molto buona che funge anche da aromatherapy. E poi quindi abbiamo detto un po' dei primer, ora passiamo ai fondotinta. Per i fondotinta ne ho preparati due di cui vi parlo perché di un terzo faremo un video a parte perché è un fondotinta, diciamo, molto famoso, molto chiacchierato ultimamente. E vi parlo per prima cosa del fondotinta H24 di Bottega Verde. Questo lo sto testando da Natale praticamente ed è uno dei miei fondotinta preferiti. È un fondotinta appunto 24 ore, no transfer, waterproof e sweatproof e contiene al suo interno estratto di orchidea. Sapete che ho una pelle mista e grassa, quindi sono sempre alla ricerca di prodotti che possano andare a sopportare un'eccessiva produzione di sebo e questo fondotinta fa proprio quello che promette. Dura davvero tanto, adesso non l'ho mai testato per 24 ore perché tendo a non tenere mai il fondotinta per così tanto, specialmente ultimamente che dobbiamo utilizzare la mascherina, però per il tempo che l'ho utilizzato e l'ho provato mi è piaciuto tanto. È molto coprente, ma la texture è leggera, si fissa bene, non va nelle rughine o nei pori e di questo già vi ho fatto un video e quindi niente, ve lo consiglio perché è davvero fantastico. Altro fondotinta che più o meno ha le stesse caratteristiche è il nuovo fondotinta Superstay 30 ore di Maybelline. È un fondotinta, anche questo si chiama Active Wear, sto scritto qua sul tappino. È un fondotinta dalla texture molto leggera, né troppo liquida né troppo densa. È quello che indosso anche adesso, ha un effetto seconda pelle ma è molto coprente, come vedete sembra che non indossi nulla. Ha un bellissimo effetto salute e la particolarità di questo fondotinta è che resiste molto bene alla mascherina, non fa una piega e anche ai vestiti bianchi e neri. Quindi se voi andate per sbaglio a toccare il fondotinta con i vostri vestiti, è no transfer. Non si trasferirà sui vestiti e quindi è un fondotinta che mi sta piacendo tanto, mi sta dando tante soddisfazioni e ve lo consiglio perché è davvero ottimo anche questo. Poi per correttori non ho provato nessun nuovo correttore, ma vi segnalo appunto che sto utilizzando la base di P. Louise e questa è la Rumor 01 nello specifico, è la famosissima base per occhi. Dedicato appunto a una migliore performance degli ombretti, e infatti è così perché è una base che non si asciuga troppo in fretta, quindi riesce a far attecchire bene gli ombretti, ma riesce anche a farli sfumare e riesce a tirare fuori il pigmento dell'ombretto e mi piace tanto, ve la consiglio. E diciamo che per completare gli occhi vi dico le palette che sto utilizzando di più in questo periodo che mi piacciono tanto. Ho la nuova palettina di Revlon e questa è la 963 ed è una palettina che al suo interno contiene solo ombretti satinati, ma sono degli ombretti meravigliosi, molto pigmentati, cangianti e anche duochrome, quindi ve la segnalo. Poi per quanto riguarda invece l'ambito high cost, sono completamente innamorata della Naughty Palette che avrete visto in non so quanti video. Mi sto sbrigando perché la macchinetta si sta scaricando ed eccola qua in tutto il suo splendore. Ovviamente devono piacervi i colori caldi perché altrimenti non fa per voi. È una palette abbastanza costosa, ma gli ombretti sono tutti quanti molto pigmentati. Ho qualche perplessità su questo che è un po' glossy, però per il resto sono tutti molto pigmentati, si sfumano bene e durano molto sulla palpebra. Però voglio anche segnalarvi un'altra palettina che mi piace tanto, è di Minai. Eccola qua, ed è la Will Unique. È una palettina molto piccola, molto compatta, di plastica. Anche qua abbiamo tutti i colori caldi, quindi anche qua devono piacervi i colori caldi, ma è una palette abbastanza neutra che può essere utilizzata per tantissimi look. È davvero molto pigmentata, gli ombretti sono ottimi, performano tanto e quindi dategli un'occhiata perché è davvero valida e ottima, fantastica. Poi
sto utilizzando il nuovo spray fissante The Professional di Benefit, questa è la versione mini e questo è uno spray anche che mi piace tantissimo, ve lo consiglio tanto tanto perché è uno spray che fissa molto bene il make up, ma la particolarità è che lo spruzzo è molto vaporizzato, quindi non vi ritroverete delle gocciolone sul viso, ma sono delle micro goccioline che fissano tutto quanto ed è davvero piacevole da applicare. Passiamo poi alla cipria. E anche qua la mia cipria preferita del momento è sempre di Bottega Verde ed è la cipria matte invisible, fissante e uniformante. Pur essendo una cipria bianca è assolutamente invisibile, quindi non va a sbiancare troppo, riempie bene i pori e fissa il fondotinta per tantissimo tempo, quindi super super consigliata. E poi passiamo ai mascara, ve ne segnalo due perché un altro pure farò un video dedicato e sto utilizzando ultimamente perché mi piace tanto il Sofils Big Bad Lash di Revlon, anche questo uno degli ultimi arrivati, cerca di avere tutte le peculiarità che possono avere, che può avere un mascara, e infatti le ha tutte, in curva allunga e volumizza tantissimo, lo scovolino è a clessidra per cui riesce a raggiungere tutte quante le ciglia e ve lo consiglio anche questo parecchio. E se volete stare sul lato un pochino più economico, vi consiglio e vi segnalo di Catrice l'Iconista ed è il mascara anche che ho utilizzato oggi. Questo è un mascara che ha delle setole sintetiche, vedete? Dallo scovolino ero un pochino perplessa, mentre in realtà ha un effetto fantastico. Districa bene tutte quante le ciglia, non le appiccica e anche qua le volumizza molto e le incurva. E quindi ve lo consiglio. Come eyeliner vi segnalo il nuovissimo di Revlon, anche questo è il So Fierce, un eyeliner molto nero, cioè molto nero, è un eyeliner molto pigmentato, vedete questo è nella colorazione grigia, eccolo qua, è molto pigmentato ma si riesce, nonostante la punta, a fare una linea abbastanza sottile e ben definita di eyeliner e quindi vi consiglio anche questo. E cerco di chiudere nel più breve tempo possibile perché vi dico si sta scaricando la macchinetta, la mia combo labbra preferita del periodo è questa. Ed è quella che mi vedete indossare ora. Sto parlando della combo Lasting Finish Extreme di Rimmel ed è un rossetto nella colorazione 700 Extremely Bare ed è appunto questo bellissimo nude marroncino caldo meraviglioso e mi piace utilizzarlo in combo con le matite nude di Nabla ed è la Close Up Lip Shaper nella colorazione 3 ed è la combo che mi vedete indossare ora sulle labbra, effetto fantastico, bellissimo, che appunto vi consiglio di ricreare anche a voi perché è meraviglioso. E in ultimo, per concludere, visto che dobbiamo indossare la mascherina, vi segnalo i lipstick di Catrice e sono i Matte Pro Ink No Transfer e sono appunto dei rossetti liquidi che resistono alla mascherina, li trovate in tantissime colorazioni, ve li consiglio sempre anche su Instagram perché resistono tanto. E quindi niente, siamo giunti alla conclusione di questa carrellata veloce di prodotti. Spero davvero che questo video possa avervi intrattenuto, fatto compagnia e fatemi sapere soprattutto che cosa avete provato di questi prodotti. Mi sono dimenticata di inserire il nuovo illuminante di Anastasia Beverly Hills, Lights Out, ma già lo conoscerete. Texture davvero sottilissima, è quello che indosso anche ora, molto luminoso, dall'effetto champagne, assolutamente da provare. E niente, vi ringrazio per la visione di questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e io vi aspetto alla prossima. Ciao!